Buongiorno, in questo nuovo video voglio parlarvi di SQL, ma più in particolare della sua funzione Data Manipulation Language. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e mettere un bel like al video. Detto ciò, possiamo iniziare con la mappa concettuale di questa lezione. Nel precedente video della playlist abbiamo parlato di Data Definition Language, ovvero come creare una tabella utilizzando anche i vincoli intrarrelazionali e interrelazionali e come modificare lo schema oppure eliminarla. Adesso vediamo nel Data Manipulation Language tre caratteristiche. 1. L'inserimento. 1. L'inserimento. Due, l'eliminazione. E tre, la modifica dei dati. Inserimento. Si userà l'istruzione insert che permette di inserire nuovi record in coda. Purché, attenzione, non violino cosa? I vincoli quali intrarrelazionali e interrelazionali. Intra e interrelazionali. Intra e interrelazionali. Quindi, come si fa a fare l'inserimento? Insert into nome tabella, no, nome tabella, sì. Per esempio, piloti values. Poi tra parentesi inizio a mettere i valori, quindi mettiamo che il primo sia l'ID, poi metto il cognome, e poi metto il nome. Questa è la prima tipologia di inserimento. C'è un'alternativa che è la seguente, in cui specifico anche la lista di attributi, quindi è leggermente diversa, sarà insert into nome tabella, poi metterò tra parentesi gli attributi di cui voglio inserire il valore, chiusa tonda, values, e poi tra tonde metto i valori. Chiaramente il primo, che è un campo numerico, non ci vanno le virgolette, nel secondo sì. Quindi ok, due esempi di inserimento. Il primo, in cui devo inserire tutti i campi, tutti gli attributi. Nel secondo definisco io quali sono gli attributi di cui voglio inserire il valore. Chiaramente, se ci sono dei vincoli che non sono rispettati, ad esempio alcuni campi che non devono essere null, se qua non sono inseriti è un problema, vi restituisce un errore. Seconda proprietà, l'eliminazione. Cosa usiamo? Usiamo la delete, l'istruzione delete, e cosa fa? Permette di cancellare da una tabella anche più di una riga per volta.
Esempi, sempre riferendomi alla tabella piloti di prima, delete from piloti, così cancello tutto quello che c'è all'interno della tabella piloti, ma non cancello la tabella. Per cancellare la tabella, nell'Data Definition Language, devo usare drop table. Se invece voglio cancellare solo alcune righe, devo imporre una condizione. Quindi la precedente query cambia e sarà delete from piloti where, per esempio, impongo una condizione su un attributo cognome uguale e tra virgolette metto il cognome di un pilota. Sempre punto e virgola alla fine. Infine, la modifica dei valori contenuti all'interno di una tabella, non degli attributi, ma dei valori. Usiamo la istruzione update. Update cosa fa? Aggiorna i record che rispettano una determinata condizione imposta dall'utente. Esempio, update nome tabella, piloti, set, gare vinte, che è un attributo, uguale a un certo valore, 101. Se io lo lascio così, lui mi aggiorna tutte le istanze della tabella. Se invece io impongo una condizione, where, lui me lo aggiorna solo quelle in cui, ad esempio, il cognome è uguale a un valore che scelgo io. Ok? Quindi, in questo video vi ho mostrato Data Manipulation Language, come inserire i dati, eliminare i dati, aggiornare i dati in una tabella di un database relazionale.